Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è il mercoledì 7 di aprile del 2021, noi stiamo leggendo la parola di Dio, continueremo sempre nel libro dei numeri e durante questa giornata noi leggeremo il capitolo 10 e il capitolo 11 di questa parola benedetta. Quindi Numeri capitolo 10, dice così la parola del Signore. Il Signore disse ancora a Mosè, «Fate due trombe d'argento e le farai d'argento battuto. Ti serviranno per convocare la comunità e per far muovere l'accampamento. Al suono delle due trombe la comunità si raccoglierà presso di te». All'ingresso della tenda di convegno. Al suono della tromba sola, i capi, i primi delle migliaia di Israele si riuniranno presso di te. Quando suonerete con i squilli acuti e prolungati, gli accampamenti che sono a levante si metteranno in cammino. Quando suonerete una seconda volta con i squilli acuti e prolungati, gli accampamenti che si trovano a mezzogiorno si metteranno in cammino, si suonerà con i squilli acuti e prolungati quando dovranno mettersi in cammino. Quando deve essere convocata la comunità, suonerete ma non con i squilli acuti e prolungati. Saranno i sacerdoti, figli di Aarone, a suonare le trombe. Sarà una legge perenne per voi e per i vostri discendenti. Quando nel vostro paese andrete alla guerra contro il nemico che vi attaccherà, suonerete a squilli acuti e prolungati con le trombe e sarete ricordati davanti al Signore, al vostro Dio, e sarete liberati dai vostri nemici. Così pure nei vostri giorni di gioia, nelle vostre solennità e al principio dei vostri mesi suonerete le trombe quando offrirete i vostri olocausti e i vostri sacrifici di riconoscenza. Ciò vi servirà di ricordanza davanti al vostro Dio. Io sono il Signore, il vostro Dio. Il secondo anno, il secondo mese, il ventesimo giorno del mese, la nuvola si alzò sopra il tabernacolo della testimonianza. I figli di Israele partirono dal deserto del Sinai, secondo l'ordine fissato per il loro cammino. La nuvola si fermò nel deserto di Paran. Così si misero in cammino la prima volta, secondo l'ordine del Signore trasmesso per mezzo di Mosè. La bandiera dell'accampamento dei figli di Giuda, diviso secondo le loro formazioni, si mosse per prima. Nason, figlio di Aminadab, comandava la schiera di Giuda. Netanel, figlio di Suar, comandava la schiera della tribù dei figli di Issacar. E Eliab, figlio di Chelon, comandava la schiera della tribù dei figli di Zabulon. Il tabernacolo fu smontato e i figli di Gerson e i figli di Merari si misero in cammino, portando il tabernacolo. Poi si mosse la bandiera dell'accampamento di Ruben, diviso secondo le sue formazioni. Elisur, figlio di Sedeur, comandava la schiera di Ruben. Selumiel, figlio di Surissadai, comandava la schiera della tribù dei figli di Simeone. E di Eliasaf, figlio di Deuel, comandava la schiera della tribù dei figli di Gad. Poi si mossero i Cheatiti, portando gli oggetti sacri, e gli altri rimontavano il tabernacolo prima che quelli arrivassero. Poi si mosse la bandiera dell'accampamento dei figli di Efraim, diviso secondo le sue formazioni. Elisama, figlio di Amiud, comandava la schiera di Efraim. Gamaliel, figlio di Pedasur, comandava la schiera della tribù dei figli di Manasse. E Abidan, figlio di Gideoni, comandava la schiera della tribù dei figli di Beniamino. Poi si mosse la bandiera dell'accampamento dei figli di Dan, diviso secondo le sue formazioni, formando la retroguardia di tutti gli accampamenti. Ahiezer, figlio di Amissadai, comandava la schiera di Dan. Pagiel, figlio di Ocran, comandava la schiera della tribù dei figli di Asher. E Aira, figlio di Enan, comandava la schiera della tribù dei figli di Neftali. Tale era l'ordine con cui i figli di Israele si misero in cammino secondo le loro formazioni, e così partirono. Mosè disse a Obab, figlio di Reuel,
madianita, suocero di Mosè. Noi ci incamminiamo verso il luogo del quale il Signore ha detto: io ve lo darò. Vieni con noi e ti faremo del bene, perché il Signore ha promesso di fare del bene a Israele. Obab gli rispose: io non verrò, ma andrò al mio paese e dai miei parenti. E Mosè disse: ti prego, non ci lasciare, poiché tu conosci i luoghi dove dovremo accamparci nel deserto, e sarai la nostra guida. E se vieni con noi, qualunque bene il Signore farà a noi, noi lo faremo a te. Così partirono dal monte del Signore e fecero 3 giornate di cammino. L'arca del patto del Signore andava davanti a loro durante le 3 giornate di cammino per cercare loro un luogo di riposo. E la nuvola del Signore era su di loro durante il giorno quando si spostavano l'accampamento. Quando l'arca partiva, Mosè diceva: sorgi, o Signore, e siano dispersi i tuoi nemici e fuggano davanti alla tua presenza quelli che ti odiano. E quando si posava, diceva: torna, o Signore, alle miriadi di migliaia di Israele. Parola del nostro Signore. Leggiamo ora Numeri capitolo 11. Ora, il popolo cominciò a mormorare in modo irreverente alle orecchie del Signore. Come il Signore li udì, la sua ira si accese, il fuoco del Signore divampò in mezzo a loro e divorò l'estremità dell'accampamento. Allora il popolo gridò a Mosè: Mosè, pregò il Signore e il fuoco si spense. Quel luogo fu chiamato Tabera, perché il fuoco del Signore aveva divampato in mezzo a loro. La cozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza, e anche i figli di Israele ricominciarono a piancolare e a dire: chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto a volontà, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle e dell'aglio. E ora siamo inariditi, non c'è più nulla. I nostri occhi non vedono altro che questa manna. La manna era simile al seme di coriandolo e aveva l'aspetto di resina gommosa. Il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la richiudeva in farina, riduceva in farina con le macine o la pestava nel mortaio. La faceva cuocere in pentole o ne faceva delle focacce, e aveva il sapore di una focaccia all'olio. Quando la rugiada cadeva sul campo la notte, vi cadeva anche la manna. Mosè udì il popolo che piagnucolava in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso della propria tenda. E l'ira del Signore si accese gravemente e la cosa dispiacque anche a Mosè. Mosè disse al Signore: perché hai trattato così male il tuo servo? Perché non ho trovato grazia agli occhi tuoi e mi hai messo addosso il carico di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io tutto questo popolo? L'ho forse dato alla luce io che tu mi dica: portalo sul tuo seno come la balia porta il bimbo lattante fino al paese che tu hai promesso con il giuramento ai suoi padri? Dove prenderei della carne da dare a tutto questo popolo? Poiché piancola dietro a me e dice: dacci da mangiare della carne. Io non posso da solo portare tutto questo popolo, è un peso troppo grave per me. Se mi vuoi trattare così, uccidimi, ti prego. Uccidimi se ho trovato grazia agli occhi tuoi, che io non veda la mia sventura. Il Signore disse a Mosè: radunami 70 fra gli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e come persone autorevoli. Conducili alla tenda di convegno e vi si presentino con te. Io scenderò e parlerò con te. Prenderò lo spirito che è su di te e lo metterò su di loro, perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo. Dirai al popolo: santificatevi per domani e mangerete della carne, poiché avete pianto alle orecchie del Signore dicendo: chi ci farà mangiare della carne? Stavamo bene in Egitto, ebbene il Signore vi darà della carne e voi ne mangerete.
ne mangerete non per un giorno, non per due giorni, non per cinque giorni, non per dieci giorni, non per venti giorni, ma per un mese intero, finché vi esca dalle narici e ne proviate nausea, poiché avete respinto il Signore che è in mezzo a voi e avete pianto davanti a Lui dicendo: perché mai siamo usciti dall'Egitto? Mosè disse: questo popolo in mezzo al quale mi trovo conta 600.000 adulti e tu hai detto: io darò loro della carne e ne mangeranno per un mese intero. Scanneranno per loro gregi e armenti in modo che abbiano abbastanza. Raduneranno per loro tutto il paese del mare in modo che ne abbiano abbastanza. Il Signore rispose a Mosè: la mano del Signore è forse accorciata? Ora vedrai se la parola che ti ho detto si adempirà o no. Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore. Radunò 70 fra gli anziani del popolo e li dispose intorno alla tenda. Il Signore scese nella nuvola e parlò a Mosè, prese dello spirito che era su di lui e lo mise sui 70 anziani. E appena lo spirito si fu posato su di loro, profetizzarono, ma poi smisero. Intanto due uomini, l'uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti nell'accampamento e lo spirito si posò su di loro. Erano fra i 70, ma non erano usciti per andare alla tenda e profetizzarono nel campo. Un giovane corse a riferire la cosa a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzavano nel campo. Allora Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè fin dalla sua giovinezza, prese a dire: Mosè, signor mio, non glielo permettere. Ma Mosè gli rispose: sei geloso per me? O fossero pure tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore mettere su di loro il mio spirito. E Mosè si ritirò nell'accampamento insieme con gli anziani di Israele. Un vento si levò per ordine del Signore e portò delle quaglie dalla parte del mare e le fece cadere presso l'accampamento sulla distesa circa una giornata di cammino da un lato e una giornata di cammino dall'altro intorno all'accampamento e a un'altezza di circa di due cubiti sulla superficie del suolo. Il popolo si alzò e tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il giorno seguente raccolse. Meno ne ebbe 10 omer. Le distesero tutto intorno all'accampamento. Avevano ancora la carne tra i denti e non avevano neppure masticata quando l'ira del Signore si accese contro il popolo e il Signore colpì il popolo con un gravissimo flagello. A quel luogo fu chiamato Kibrot Hataav, perché seppellirono la gente che si era lasciata prendere dalla concupiscenza. Da Kibrot Hataav il popolo partì per Azeroth e a Azeroth si fermò. Parola del nostro Signore. Io ti invito perché tu possa continuare a leggere la parola del Signore con me. A Dio piacendo, domani noi saremo sempre qui a leggere la parola del Signore. Non perdere l'occasione di continuare in questo cammino meraviglioso della Sacra Scrittura per la tua vita. Che questa parola possa illuminare il tuo cuore nel nome di Gesù. Dio ti benedica.